ora in onda l'angolo della geologia extra. Ciao a tutti cari amici di Radio Europa, io sono Maurizio, il vostro geologo di quartiere. Oggi facciamo una bella intervista con il geologo Lorenzo Pasqualini, che ci ha fatto davvero un onore essere qui con noi, e mi fa molto piacere, che anzi è stato davvero molto entusiasta e mi fa molto piacere di questa cosa. Allora, lui non è solo un geologo ma anche un giornalista, però vorrei che si presentasse lui. Diamo il benvenuto al nostro amico. Buongiorno a tutti, grazie per questa intervista. È un vero piacere stare qui con voi. Io sì, come dicevi Maurizio, sono laureato in geologia a Roma 10 anni fa, però allo stesso tempo ho sempre amato molto il mondo del giornalismo, ho sempre collaborato per giornali, fino a quando ero piccolino mi è sempre appassionato insomma la scrittura. Quindi ecco, oggi da diversi anni lavoro nel campo della divulgazione scientifica, sono caporedattore e coordinatore di Meteored Italia, che è un portale di divulgazione scientifica e sito di previsioni meteo spagnolo, però che ha aperto redazioni in tutta Europa e in Sud America. Quindi io mi occupo di coordinare la redazione italiana, che è Meteored Italia. È un sito quindi di notizie di meteorologia, di clima e anche di geologia, perché poi, come spesso succede, sono discipline molto interconnesse tra di loro. E allo stesso tempo mi occupo anche di attualità dalla Spagna. Io ormai vivo qui a Madrid da 9 anni, ma anche già negli anni precedenti ho studiato qui anche geologia, un anno in Erasmus nel 2008. E quindi diciamo anche la mia passione per la Spagna è ovviamente anche per l'Italia, perché comunque non ho certo abbandonato i legami con l'Italia. Ecco, ha fatto sì che 10 anni fa ho fondato un sito che si chiama Elitagnol, che si trova sia in italiano che in spagnolo. Sono due siti di notizie, dalla Spagna e dall'Italia, e su tutto quel mondo che si muove un po' fra i due paesi. Ecco. Quindi questo è un po' il mio profilo. Ecco, mi occupo quindi sicuramente di geologia, ma anche di attualità dalla Spagna e dall'Italia. Benissimo, benissimo. Dove possiamo trovarti? Con anche i social, questi? Sì, io innanzitutto Meteored Italia si trova alla pagina del meteo.net, è un sito appunto che si trova anche in spagnolo, perché è nato come sito spagnolo e poi si è diffuso in tutta Europa. Il sito spagnolo invece si trova alla pagina tiempo.com, Meteored, comunque si trova anche scrivendo Meteored. E invece la pagina dell'Itagnol si può trovare al dominio itagnol.com, in italiano, e invece la pagina in spagnolo è itanol.com. Quindi questi sono i due siti. Poi sui social siamo su Twitter, su Instagram, su Facebook, e anche il mio profilo personale, insomma, io mi chiamo Lorenzo Pasqualini e sicuramente siamo lì sui social anche. Benissimo, benissimo. Perfetto. Allora iniziamo subito. Ci sono arrivate in redazione due domande da una nostra ascoltatrice. Allora, la prima dice, lo leggo integralmente, io vorrei info sul vulcano che c'è a Valencia e se mettere su una centrale nucleare è stata proprio una buona idea e perché l'hanno costruita proprio su un vulcano. Ma la geologia della Spagna, diciamo, dal punto di vista geologico, la Spagna ha delle fortune in più rispetto all'Italia. Cioè, l'Italia, come sappiamo, è un paese geologicamente molto giovane, quindi soggetto veramente a tantissimi fenomeni sismici, vulcanici, e poi allo stesso tempo abbiamo anche il problema delle inondazioni, dovute in buona parte anche alla sua conformazione, no? Perché abbiamo in pochissimo spazio, passiamo da vette montuose di oltre 2000 metri a livello del mare, e poi abbiamo anche una grandissima presenza di zone collinari argillose, quindi questo fa sì che abbiamo anche un problema molto grosso di frane e di inondazioni in Italia. Invece la Spagna, essendo comunque geologicamente in generale più
più antico. Abbiamo una enorme zona centrale piuttosto tranquilla dal punto di vista geologico, ecco. Questo come premessa. Ciononostante, anche la Spagna comunque ha dei rischi geologici. Abbiamo sicuramente una fascia di terremoti che poi, se volete, la vedremo. Il rischio vulcanico in realtà in Spagna è molto basso, cioè non ha zone come la penisola italiana o le isole italiane dove ci sono vulcani attivi, tranne le Canarie, che come sappiamo sono un arcipelago vulcanico situato in una zona geografica ben diversa. Il discorso delle centrali nucleari in Spagna, adesso non vorrei sbagliare, però dovrebbero essere o 4 o 5 il loro numero. Però ecco, è un dibattito che da tempo si sta ragionando, se queste poche centrali nucleari che ci sono andare verso una loro dismissione. Quello che posso dire è che non sono comunque centrali che sono state appena costruite. Allo stesso tempo, comunque, il discorso del vulcano, sinceramente non so a cosa si riferisce questa persona che chiedeva, nel senso, forse parla di un vulcanismo molto antico, però comunque sia nella zona di Valencia non abbiamo un vulcanismo recente, insomma. Forse si riferiva alla sismicità, perché effettivamente sì, tutta la fascia mediterranea è soggetta a terremoti, però ecco, diciamo, in generale quando vengono costruite le centrali, vengono costruite con un livello di sopportazione, si spera, insomma, ai terremoti. Sì, sono in teoria antisismici. Sì, certo. Non so se ho risposto alla domanda, ecco, spero, però è così, dal punto di vista vulcanico, nella zona di Valencia. Come ha spiegato anche via vocale, che sembrava che ci fossero proprio un vulcano lì, e quindi ci fosse sopra questa centrale nucleare. Ma un vulcano nella zona di Valencia, no. È tipo vulcanismo, ad esempio, tipo, ora mi viene in mente il Monte Amiata, ma per dire, ad esempio, un vulcano, diciamo, crescente, che si sta spengendo, però ci sono ancora le fumarole, queste cose qui, quindi come se fosse costruito lì, da come, non lo so, non so se lì il vulcanismo è proprio attivo oppure si sta, ad esempio, è in crescente ma in attesa di spegnersi. Nella penisola iberica ci sono degli antichi vulcani, però comunque è un vulcanismo molto più antico rispetto a quello che quindi troviamo. In confronto potremmo dire quasi in esaurimento, in confronto. I vulcani che troviamo dalla Toscana fino alla Sicilia in Italia sono molto recenti, addirittura anche il vulcano laziale che si trova a sud di Roma, o lo stesso Amiata in Toscana, con tutte zone di vulcanismo in tempi geologici ovviamente molto recenti. In Spagna questo vulcanismo è più antico, insomma, e quindi stiamo parlando di vulcani comunque che non hanno un'attività in tempi recenti, ecco. Le Canarie sono tutto un altro mondo, insomma. Le Canarie, come sappiamo, anche 2 anni fa c'è stata l'eruzione di La Palma. Ah, visto, parliamo, ecco, perché la nostra ascoltatrice ha vissuto prima a Tenerife e poi ora a Valencia, quindi ora ha fatto anche un'altra domanda che dice, allora, poi info sul vulcano che si trova in mare tra Tenerife e Gran Canaria. I vecchi del posto dicono che sia il più pericoloso anche del Tenerife, del Teide, scusa. Perché? Sì, le Canarie, come sappiamo, sono un arcipelago vulcanico, quindi sono soggette a forte vulcanismo, sono isole sostanzialmente che esistono grazie a eruzioni vulcaniche. E una decina d'anni fa ci fu l'eruzione di un vulcano sottomarino a largo di El Hierro, che è un'isola piccolina, e questa fu un'eruzione molto importante che rimase a livello sottomarino. Come sappiamo, poi le eruzioni sottomarine possono anche sfociare in subaeree, cioè quando l'accumulo di magma porta all'emersione del vulcano. In questo caso rimase sottomarina. Quella fu l'ultima eruzione alle Canarie, prima di quella del 2021, che è stata l'eruzione del Cumbre Vieja, che ha portato al disastro, purtroppo, che sappiamo, insomma, dal mese di settembre fino a dicembre 2021.
questo vulcano sottomarino, non so se lei si riferisce forse proprio a questo, a quello di El Hierro, oppure se si tratta di un altro che io forse non conosco. Quello che posso dire è questo, insomma, sono sicuramente isole vulcaniche dove ci sta un'attività vulcanica in corso e assolutamente quindi conosciuta, anche molto monitorata. Un punto di informazione interessante può essere i siti dell'Istituto Geografico Nazionale Spagnolo, che è un po' come, se uno vuole fare un parallelo, si può comparare un po' all'INGV italiano, no? L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quindi ecco, un sacco di informazioni si trovano lì sulla pagina dell'IGN spagnolo, che ha una pagina proprio dedicata alla vulcanologia canaria. E poi un altro interessante è la pagina InVolcan, che è la pagina dell'Istituto Vulcanologico delle Canarie. Insomma, lì sicuramente si possono trovare tante risposte. Ecco, magari anche a questa domanda a cui non so se ho risposto, insomma. Perché da come ho capito c'è il vulcano sottomarino, e ci sono infatti dice, i vulcani sottomarino, dice infatti un sub-vulcano che si trova in mare tra Tenerife e Gran Canaria, quindi dovrebbe essere il vulcano sottomarino, dicono che sia più pericoloso anche del Teide. Si può confermare? Forse perché mi sembra, ora, dall'altra intervista col signor Stavros, ho scoperto che le Canarie sono una specie di hotspot. Sì. E quindi ora dovrebbe essere, quindi quelli sottomarini dovrebbero essere quelli che stanno nascendo ora, sono più recenti e quell'altri sono più antichi. Quindi forse parlava ad esempio di un confronto tra questo più vecchio e più giovane, se c'è più pericolosità dell'uno e dell'altro. Insomma, magari quello più recente è più pericoloso di quello del Teide, quelli lì più Sul sottomarini, livello più di recenti. quale zona sia più pericolosa e l'altra, qui siamo un po' nello stesso campo dei terremoti, nel senso purtroppo Ah, anche ok. prima dell'eruzione del Cumbre Vieja c'erano dei giornali che chiedevano, no, come mai non l'avete previsto. Purtroppo, lo sappiamo, la geologia ancora non sa determinare con esattezza dove si verificherà un terremoto, sappiamo quali sono le aree pericolose. Quando ci sono eruzioni vulcaniche, diciamo, qualche informazione in più ce la dà la Terra, perché comunque si accumula magma, in generale si verificano terremoti, quindi quelle informazioni lì le sappiamo, però addirittura sapere con esattezza quale sarà il punto delle Canarie in cui ci sarà una nuova eruzione, questo no. Diciamo che ci sono tante aree delle Canarie dove il rischio e il pericolo, la pericolosità vulcanica è elevata. Sì. Ok, allora, bene, finito le due domande, ora passo a quelle le domande mie, quindi della redazione. Lo guardavo prima, infatti, se c'erano altre domande ma non sono arrivate altre, quindi ora si passa proprio a quello della. Infatti. Allora, passo con la prima, devo parlare. Che rischi di tipo geologico ci sono nel territorio di Madrid, visto che tu abiti qui a Madrid? E come fare per prevenirli o almeno arginarli? Ora, ovviamente, se si parla ad esempio di terremoti, come arginarli o come ovviamente no, prevederli, i terremoti, come si è Sì. detto, no. Però dico, ecco, quali sono i rischi nella comunità di Madrid, intanto, visto che abiti qui? Madrid, diciamo, per noi che veniamo dall'Italia, è una zona molto tranquilla geologicamente, in realtà. Prima di tutto vorrei fare una premessa. Quando parliamo di rischi e di pericolosità, parliamo di due cose diverse, perché la pericolosità è la probabilità che avvenga un evento pericoloso in termini di danno su un territorio, no? E il rischio invece è sostanzialmente il grado di esposizione che hanno gli elementi costruiti dall'uomo. Quindi nel mezzo del deserto, per esempio, noi possiamo avere un pericolo sismico molto elevato, ma un rischio zero perché non esistono palazzi, non ci sono elementi che possono essere distrutti, ecco. Quindi questa è una piccola premessa. La pericolosità sismica a Madrid è bassissima. Voglio dire, l'unica cosa che può succedere a Madrid è il risentimento di terremoti molto lontani,
però devono essere terremoti apocalittici che avvengono magari a centinaia di chilometri, magari nella zona di Capo San Vicente, come sappiamo, i terremoti che generarono il sisma di Lisbona del 1755, un sisma come quello che ebbe magnitudo, mi sembra quasi 8, possono essere avvertiti anche qui, ma non sono così forti da causare danni. Ecco, quindi Madrid non ha una pericolosità sismica, si trova in una zona molto, molto tranquilla geologicamente. Ogni tanto si sono verificati dei piccoli terremoti di magnitudo 2 al piede della Sierra de Guadarrama, che sono le montagne che si trovano fra Madrid e Segovia, però sono terremoti piccoli, insomma, che possono essere avvertiti dalle persone, ma che non creano danni. Ecco. Recentemente, nel 2015, a Madrid venne avvertito un terremoto. Io me lo ricordo perché l'avevo avvertito anche io nel 2015. Era un terremoto che era avvenuto nella zona di Albacete, che si trova a quasi 300 km da Madrid, e venne avvertito, però semplicemente creando un pochino di apprensione, specie poi in una città dove non vengono quasi mai avvertiti i terremoti, ovviamente crea apprensione perché le persone non sono abituate. Però ecco, non possiamo parlare di un rischio sismico a Madrid perché sono comunque. Allo stesso tempo non abbiamo per fortuna un vulcano in questa zona e anche a livello dei rischi idrogeologici non abbiamo un problema di frane o inondazioni nella città di Madrid, almeno non elevato, perché comunque è una città che si trova in una zona più o meno pianeggiante, ma soprattutto dove non abbiamo dei dislivelli così pronunciati che possono creare questi problemi. Ecco, una cosa che vi posso dire è che il Manzanar, che è il fiume di Madrid, che nasce sulla Sierra di Guadarrama, è stato soggetto ad alcune piene importanti, per esempio l'ultima negli anni 90, in quei casi sì, si possono generare delle piccole inondazioni circoscritte nelle zone vicino all'alveo del fiume. Però ecco, in tutti questi tre casi, se li confrontiamo con i rischi che abbiamo purtroppo in tante zone dell'Italia, la zona di Madrid è geologicamente molto tranquilla, ecco. Sì. Com'è il clima durante l'anno nella comunità di Madrid? Sì, allora, la Comunità di Madrid è esposta a un clima continentale, è influenzata da un clima continentale, quindi abbiamo estati molto calde ed inverni che possono essere anche piuttosto rigidi. Tutto questo però legato a un parametro importante, quello dell'umidità, che è molto bassa. Quindi a Madrid abbiamo un livello di umidità generalmente basso, molto basso se io lo confronto con la mia città di provenienza, che è Roma, dove io infatti noto ogni volta che torno a Roma la differenza, cioè, a Roma c'è molta più umidità. Quindi ecco, è un clima secco. Quindi questo fa sì che le temperature percepite poi sia in estate che in inverno. Ecco, magari quando abbiamo 40 gradi a Madrid in estate, il fatto che il clima sia secco per alcune persone può risultare molto sgradevole perché è molto secco, però per tante altre, ecco, il fatto che non sia umido può essere, diciamo, un sollievo. Ecco. Però ecco, a livello climatico sono estati quindi molto calde, poi negli ultimi anni ancora di più, purtroppo gli ultimi 5-6 anni, lo vediamo da tutti i dati climatici, stiamo assistendo a estati sempre più calde, e ci sono quindi molti giorni con temperature che superano i 40 gradi, arrivano a volte anche a 42-43, trasformando sostanzialmente questa zona, che è una zona di altopiani, piuttosto alti, perché Madrid sta a una quota di oltre 600 metri sul livello del mare, e li trasforma sostanzialmente in un inferno di caldo proprio. Cioè, infatti c'è un detto qui a Madrid che dice 4 mesi d'inverno e i restanti di inferno, perché sostanzialmente l'inverno è molto freddo, però poi quando si arriva nei mesi caldi, effettivamente sono molto caldi. E in inverno sono molto più diffuse le gelate rispetto all'Italia, diciamo, non montana. Ecco, qui le gelate possono durare anche parecchie decine di giorni. Ecco. Allora, per quanto riguarda i terremoti in Spagna, sono molto forti in generale. Ora, no, non mi piace fare paragoni, ma tanto per parlare,
I terremoti in Spagna sono su per giù, cioè su per giù hanno la stessa intensità, sono intensità di quelli italiani, sono pericolosi come quelli italiani, meno o di più? Allora, in generale in Spagna la frequenza di terremoti è più bassa dell'Italia. In generale, proprio semplificando, parliamo circa della metà. Cioè, in un anno abbiamo la metà del numero di terremoti generali che abbiamo in Italia. Ed è un dato interessante, perché poi la Spagna ha un territorio abbastanza più grande dell'Italia, no? Poi la loro potenza, qui anche vorrei fare una piccola premessa, ricordiamoci la differenza sempre fra magnitudo e intensità, quindi la magnitudo è la potenza sprigionata da un terremoto ed è sempre quella, ci dà un indice di quanto quel terremoto, quanta energia ha liberato, mentre l'intensità cambia a seconda delle zone e ci dà un'idea di quali sono gli effetti di quel terremoto sulle infrastrutture e sulle cose fatte dagli umani, no? Quindi le case, le infrastrutture. Quindi questo va sottolineato. Ecco, in generale ci sono più forti terremoti in Italia in un anno rispetto alla Spagna, quindi è più raro che in Spagna si verifichino terremoti di magnitudo superiore a 5, dico 5 perché in generale i terremoti di magnitudo superiore a 5 iniziano ad entrare in un campo di terremoti forti, no? Terremoti che possono effettivamente causare anche danni, quindi sono più rari in Spagna. Dal punto di vista dell'intensità dipende, perché per esempio nel 2011 c'è stato l'ultimo terremoto che ha causato vittime in Spagna, è stato il terremoto di Lorca, era un terremoto di magnitudo 5.2 mi sembra, o 5.1, quindi non era fortissimo, però comunque causò parecchi danni e questo vuol dire che l'intensità della zona fu alta. Questo per vari motivi, per vari motivi legati a amplificazione delle onde, alla superficialità del terremoto, eccetera, eccetera. Fatto sta che, ecco, in Spagna in generale è più fortunata rispetto all'Italia perché ci sono terremoti violenti meno frequentemente, e questo si vede anche nella storia. Se vediamo gli ultimi 500 anni in Spagna ci sono state molte meno catastrofi sismiche rispetto all'Italia, molte meno. È anche vero che ci sono forti terremoti che avvengono per esempio nel mare di Alboran o al largo della costa atlantica, terremoti potentissimi anche di magnitudo 7.8, che però sono talmente lontani dalla costa, talmente profondi, che per fortuna non causano gravi danni. Perfetto. Ci sono c'è un'altra ascoltatrice che si chiama Naira che ha due domande per noi. La prima è come mai c'è stato un terremoto così grande tempo fa, solo nella zona di Lorca? Cosa è successo geologicamente in quelle zone? Qui a Madrid è arrivata di riflesso. Che cosa. Allora, Ora se n'è un po' anche parlato prima, però magari se c'è anche qualcosa in più, ecco, puoi dire. innanzitutto rapidamente il terremoto di Lorca in realtà non ebbe una magnitudo particolarmente grande, mi sembra intorno a 5.2, è un terremoto medianamente alto, però comunque non è forte. I terremoti forti iniziano dopo il 5.5, soprattutto dopo 6.0 magnitudo. Il problema di quel terremoto è che avvenne l'ipocentro, ricordiamoci, l'ipocentro è il punto in cui avviene la rottura della faglia in profondità, e avvenne a una profondità piuttosto superficiale. E poi ci furono una serie di fenomeni locali di amplificazione. Come sappiamo, i terremoti hanno molti aspetti che vanno visti. In realtà il terremoto non fu particolarmente forte, però ebbe degli effetti di sito locali molto importanti. Ecco. Detto questo, aggiungo, comunque non ci furono distruzioni generalizzate, mi sembra che collassò solo un edificio. Il problema venne rappresentato dal crollo di cornicioni, di comignoli, quindi le persone che erano uscite scappando dalle case vennero colpite in pieno da questi elementi che crollavano dalle terrazze, insomma. Quindi ci furono, mi sembra, 9 vittime. Questo nel 2011, è stato l'ultimo evento sismico che ha causato vittime in Spagna. Sì. Ah, l'evento di Lorca. Sì. Poi la seconda domanda che ci pone
Come mai nella zona dell'Ebro e in genere nel nord della Spagna ci sono così tante alluvioni? Mi hanno detto perché i fiumi non sono ben isolati, i letti dei fiumi e ci sono molte sovraccostruzioni, ma è davvero così? No, il problema delle alluvioni è molto, diciamo, variegato in generale, un po' come in Italia. Il problema è quando c'è un'orografia complessa, quando si passa da zone montagnose a zone di costa in breve tempo. Ovviamente anche quello che succede in Italia, per la presenza di fasce collinari argillose, tutti questi elementi fanno sì che quando piove molto si creano delle situazioni. A questo si aggiunge la cementificazione del territorio, tutta una serie di ingabbiature, ingabbiamenti dei fiumi che alla fine l'attività umana ha creato, e questo insomma ha portato a delle situazioni di pericolo. Ma il problema delle alluvioni in Spagna, in realtà la zona dove si verificano le riadas, che vengono chiamate così, che in realtà sono delle alluvioni lampo, sono soprattutto le zone della costa mediterranea. Del Levante, per esempio, zona di Valencia e tutta la zona, diciamo, sud-est, dove sostanzialmente si verificano, prima di tutto, si verificano eventi temporaleschi violentissimi, stiamo parlando di centinaia di millimetri di pioggia in poco tempo, e poi anche lì, un po' come avviene in tante aree dell'Italia, tu passi da zone di montagna a zone di mare in pochissimo tempo, quindi si creano delle piene improvvise. E poi purtroppo anche in Spagna, come in Italia, si è costruito male, si è costruito lungo gli alvei dei fiumi secchi o lungo gli alvei dei fiumi anche non secchi, che magari sono piccolini nella maggior parte dell'anno. Noi abbiamo costruito sostanzialmente in zone dove prima o poi l'acqua può arrivare. Quindi ecco, il problema della Spagna è molto simile a quello dell'Italia da questo punto di vista. Questo Un po' come a Genova, mi sembra, come a nella zona Genova del. che c'è Sì, esatto. più. Sì, Genova, ma in Italia è pieno, lo sappiamo, in Italia c'è un rischio idrogeologico enorme, in Italia si muore di più di alluvioni e frane che di terremoti, ed è tutto dire perché comunque l'Italia è un paese molto sismico. Ecco, quindi in Spagna è questo, invece tutta la zona, diciamo, dell'Ebro, l'Ebro è un grande fiume, ci possono essere delle piene molto grandi, però lì parliamo di piene. Che avvengono, diciamo, anche in tempi più lenti, quindi dando più tempo alle persone di evacuare, insomma, alle autorità di evacuare la popolazione. Ecco, però il problema delle alluvioni lampo mi sembra quello più grave ed è concentrato nel Levante Mediterraneo, insomma. Benissimo, molto interessante. Allora, poi c'è un'altra domanda ora, che ora ritorna un po' sulla sismica, che questa volta facevo io, vengono adottate misure antisismiche in Spagna, come ad esempio edifici che hanno misure antisismiche? Se sì, diciamo è molto presente la cultura di realizzare misure antisismiche, oppure siamo ancora indietro? In Spagna, come in Italia e nel resto d'Europa, ci sono delle normative antisismiche europee ormai unificate. Il problema è la loro applicazione sugli edifici costruiti prima che queste norme venissero adottate. È lo stesso problema che c'è in Italia. Quindi ci sono molti edifici degli anni 50, 60, 70 che non hanno queste norme antisismiche applicate. Poi ci sta la parentesi purtroppo, delle case costruite anche negli anni più recenti senza rispettare quelle norme, però lì, insomma, lì entriamo in un campo diverso di violazione della legge. Però ecco, questo sulla normativa che in Spagna viene chiamata sismoresistente, cioè antisismica, quindi insomma il codice è quello europeo, insomma, ci sono delle normative ben precise. Se la Spagna è più indietro o più avanti, il problema che allo stesso tempo è una fortuna della Spagna è che la frequenza dei forti terremoti nella penisola iberica è meno alta rispetto all'Italia, alla Turchia, alla Grecia, insomma. In Europa le zone dove i terremoti avvengono con maggiore frequenza sono la Turchia, la Grecia, l'Italia, poi tutta la zona balcanica e anche la Romania è abbastanza esposta. Nella penisola iberica ci sono forti terremoti, ma la loro frequenza è minore, quindi avvengono con meno frequenza.
nel tempo. Questo è una fortuna, però allo stesso tempo fa sì anche che la popolazione sia meno, forse meno, ci sia meno cultura, meno consapevolezza del fatto di vivere in una zona con pericolosità sismica, no? E questo si è visto pure in Italia, quando iniziò tutta la fase dei terremoti dell'Appennino negli anni 90 e poi continuata fino a pochi anni fa. Questo ha fatto crescere una consapevolezza nella popolazione perché anno dopo anno tu vedi terremoto dopo terremoto, si crea una consapevolezza e le persone si informano sempre di più, vogliono mettere in sicurezza le case. Se questo non avviene, certo, c'è una minor predisposizione ovviamente della popolazione a mettersi diciamo in sicurezza per il futuro, proprio perché qui sono meno frequenti forti terremoti, quindi ci stanno un po' questi due aspetti. Però la normativa antisismica, sì, anche Spagna è presente. Benissimo, benissimo. Questa è una delle cose importanti. La seconda, allora, un'altra domanda è, ho visto che in molte zone a Spagna, no, allora, quindi, allora, se ritornava per il discorso di, allora, anzi, ho visto che in un giornale italiano, quindi, è stato, metto quello, la traduzione. E dice la tempesta Isaac lascerà alluvioni estreme, temperature mai viste per questo periodo dell'anno. La Emetek lancia uno degli allarmi più terribili dell'anno. Ma la Spagna quindi è un territorio colpito spesso dalle tempeste? Se sì, come mai e come possiamo difenderci da queste? Allora, prima di tutto una premessa, giustamente hai letto un titolo di un giornale, però bisogna sempre vedere che giornali, perché purtroppo in Spagna sta succedendo come in Italia, che sul tema della meteorologia alcuni giornali si approfittano, siccome i giornali fanno più visite, quindi guadagnano di più sostanzialmente con la pubblicità se mettono dei titoli molto sensazionalisti. Purtroppo negli ultimi anni si sta sviluppando questo trend, questa tendenza sia in Italia che in Spagna di pompare molto gli eventi meteorologici e di inserire questi aggettivi spaventoso, catastrofico, quando magari sì, sono perturbazioni anche pericolose, però insomma gli aggettivi, le parole vanno usate anche con un po' di, no? Correttezza. Ecco, quindi il titolo che mi hai letto mi fa pensare un po' a uno di questi giornali che ha pompato un po' questa notizia. L'AEMET, in realtà, che è l'Agenzia Statale di Meteorologia Spagnola, che è l'ente di riferimento che dirama le allerte meteo per la Spagna, effettivamente aveva diramato un avviso importante, però insomma, come ne dirama nel corso degli anni, poi come funzionano le allerte meteo? Funzionano per zone, no? Quindi l'Agenzia di Meteorologia dice che ne so, nella regione di Valencia, in questa provincia, avviso di colore rosso per fenomeni molto violenti, quindi cioè, è ben precisa questa come premessa. Poi il discorso delle tempeste, che forse sarebbe più corretto parlare di perturbazioni, sostanzialmente, certo, la Spagna è esposta, indubbiamente, poi è comunque una penisola che si posiziona in una posizione geografica particolare, no? Perché comunque fra l'Atlantico e il Mediterraneo, in più c'ha un'orografia molto sviluppata, c'ha delle montagne elevate, c'ha tutta una zona interna di altopiani, insomma ha una geografia ampia, estesa e complessa, quindi ecco, sicuramente è soggetta la Spagna a perturbazioni che a volte possono essere anche importanti. Però è così, magari stiamo sempre attenti a quando certi giornali enfatizzano troppo gli aggettivi terribile e spaventoso, perché in realtà sono fenomeni meteorologici che possono essere anche enormi, però insomma sono comunque sempre eventi che insomma, no? Sempre Non per bisogna catturare esagerare, molto ecco. Poi, l'attenzione, come da noi, ma che poi esatto, se sì, uno catturare sente l'attenzione, sì, un po' come della realtà. quando, esatto, quando in Italia si legge ti va in arrivo il gelo artico, no? In realtà magari stanno abbassando le temperature, farà freddo, però insomma. Quindi un po'. Se poi magari a volte uno dice quasi la verità, magari lo calcolano meno perché magari dice, ah, questo non è un'allerta, poi non lo so, eh. E poi c'è sta ovviamente il primis, il giornale che lo dice.
come hai detto giustamente te, poi magari ci può anche stare il discorso se uno dice un po' più, penso, non lo so, dice a volte un po' più com'è, magari lo prendono come una cosa di bassa intensità, non lo so, eh. No, cioè, quello che deve avvenire è quello, cioè, ci sono degli enti che sono istituzionalmente fatti apposta per diramare delle allerte, quindi cioè, no, non c'è molta confusione. In Italia vengono diramate dalle regioni o dalla protezione civile, in Spagna dall'Agenzia Meteorologica Statale, IMET, queste sono le allerte. Poi certo, le allerte a volte possono... Cioè, le previsioni meteo, ricordiamole, sono basate su, cioè sono comunque sempre probabilistiche, quindi ormai sono arrivate a un livello di dettaglio sempre più grande, maggiore, però insomma c'è sempre un margine di errore, insomma, quindi certo sì, a volte possono essere sbagliate sicuramente, però in generale quando è in arrivo una grossa perturbazione, comunque insomma, in generale la previsione è azzeccata. Quello che magari non, a volte viene sbagliato è la località esatta, però questo è normale della meteorologia che si fece in Italia o in Spagna dove la geografia può essere complessa. Esatto, azzeccare esattamente la località in cui avverrà il fenomeno, magari temporalesco, può diventare più difficile, insomma. Benissimo. Oh, allora, cosa dobbiamo fare se veniamo colpiti da una tempesta prima, durante e dopo? Una tempesta ti riferisci a un temporale? Sì, diciamo un temporale forte o anche proprio le tempeste di quelle forti. Durante un temporale il problema sono i fulmini, insomma, sono sicuramente i consigli quando ci sono fenomeni di maltempo molto violenti, i consigli, insomma, delle autorità sono quelli di evitare le zone ribassate, quindi sottopassaggi. Insomma, zone ribassate nelle quali si accumula l'acqua sostanzialmente, perché nel giro di pochi minuti o ore magari possono arrivare quantità di pioggia enormi, e quindi ecco, in generale bisogna evitare quello. Nelle zone soggette ai esondazioni, ovviamente bisogna abbandonare le zone dove ci possono essere esondazioni di torrenti, di fiumi. Allora, ci sono stati disastri collegati all'inefficienza o errori di progetto o calcoli in Spagna? E riferiti a qualsiasi tipo di eventi geologici? Sì. È una domanda molto generica. Errori di calcolo, tipo, Non so, per tipo ora. esempio. Tipo il Vajont, ora dico una cosa un po', oppure alcune cose dove ci sono stati geologie, cioè nel senso eventi geologici che so, nel senso hanno causato problemi, ma più che altro perché per via delle inefficienze, che non so, un prodotto è stato costruito male o qualcosa del genere. Sì, sicuramente eventi di questo tipo ce ne sono stati, insomma, adesso mi vengono in mente specie nel Levante, ci furono sicuramente delle dimensioni come il Vajont, no, però per esempio la diga di Adena Cogliaro, mi sembra che si chiama, e altri episodi di questo tipo. Episodi di questo tipo sì, ci sono stati indubbiamente. Poi specie, ecco, decenni fa diciamo c'era minore attenzione, quindi... sicuramente sì, prima era più facile che avvenissero questi eventi. La Spagna è ricca o povera di materie prime? La Spagna è sempre stata ricca di materie prime, soprattutto di minerali, infatti già insomma, durante la dominazione romana era un po' il luogo da cui i romani estraevano tanti tipi di minerali, proprio per la sua natura geologica, comunque un territorio antico geologicamente, e solo per fare un esempio, per esempio le miniere de Las Medulas, nella zona di La Castiglia e León, sono delle zone di estrazione mineraria sostanzialmente che venivano portate avanti dagli antichi romani.
Ancora oggi ci sono comunque progetti di miniere, come sappiamo siamo nell'epoca delle terre rare, no? Nell'epoca in cui servono gli elementi per costruire i dispositivi elettronici che usiamo, i computer, i telefonini. La Spagna non è a livello di altre zone del mondo, anche perché comunque l'estensione è minore, però comunque sì, è una terra indubbiamente mineraria. E il problema è che oggi c'è molta più consapevolezza sugli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente. Quindi, quando ci sono progetti di nuove miniere, in generale c'è un'opposizione della popolazione locale, no? Perché comunque gli effetti sul territorio poi sono molto importanti. E poi l'ultima materia prima che ormai non viene quasi più estratta è il carbone, che fino a 20 anni fa, insomma, tutta la zona del Cantabrico, specie le Asturie, lì c'erano delle importanti miniere di carbone, che poi sono state abbandonate con il tempo, più che altro perché non più redditizie, insomma. Però sì, la Spagna è famosa per essere, insomma, territorio di materie prime, insomma, di questo tipo, minerali. E per quanto riguarda il petrolio? Qui non ci sono stati grandi, no, estrazioni, probabilmente anche per l'estensione, ma comunque no, il petrolio no. Oh, la Spagna utilizza molto le energie rinnovabili? Se sì, quali e quanti vanno per la maggiore e rispetto all'Italia? Sì, allora, la Spagna si usa molto le energie rinnovabili, poi negli ultimi anni c'è stata una nuova accelerazione importante dopo lo stop che c'era stato un po' di anni fa, ha di nuovo accelerato su questo settore. L'eolico è molto forte in Spagna sicuramente, anche perché comunque il territorio è molto vasto, quindi diciamo che c'è anche disponibilità di aree in cui mettere le pale eoliche. È leader, insomma, sicuramente nel settore eolico. Poi si stanno espandendo anche sempre di più le centrali solari. E adesso sinceramente i dati aggiornati non li ho, però ecco, sicuramente rispetto all'Italia, dico, per fare un confronto con l'Italia, poi confronti fra paesi bisogna un po' mettersi concentrati, perché a volte i dati possono arrivare da fonti diverse, quindi per incrociarli. Però è così, sicuramente la Spagna ha fatto un grande lavoro negli ultimi anni ed ha aumentato molto la presenza delle rinnovabili, tant'è vero che quando ci sono fenomeni di vento importante in tutta la penisola, per alcune ore, quando ci sta dei picchi di raffiche di vento in tutta la penisola iberica, su tutto il territorio, insomma, c'è un periodo della giornata in cui addirittura per alcune ore si raggiunge la sufficienza energetica. Quindi, volendo, se fosse sempre così, in quel momento tu potresti anche non utilizzare fonti fossili. Ovviamente, cioè, solo alcune ore, ancora c'è del cammino da fare lungo, però negli ultimi anni, insomma, sono stati rinnovati, diciamo, gli sforzi per arrivare entro i prossimi decenni quella che viene chiamata la neutralità, no? Dall'uso delle fonti fossili. Benissimo, che cosa interessante. Allora, dato che sei nel medio ambiente, ci sono dei metodi per bonificare una falda acquifera? Per bonificare? Sì. Sì, ci sono assolutamente, ed è un ramo della idrogeologia che si occupa proprio di questo, di bonificare le falde acquifere. Sì, ci sono tanti metodi. Ad esempio in Italia, purtroppo l'Italia ha tutta come si può dire, un'eredità lasciata dall'epoca dell'industrializzazione. Quindi ci sono decine e decine di luoghi in Italia che sono contaminati tantissimo, perché magari lì c'erano delle fabbriche di determinati tipi. Pensiamo per esempio ai petrolchimici. I petrolchimici sono particolarmente inquinanti, ecco, ad esempio quello di Marghera o quello di Gela. Ecco, in queste zone la falda acquifera è terribilmente contaminata, quindi ci sono tutta una serie di tecniche che vengono applicate per pulire sostanzialmente la falda, però sono tecniche
richiedono anni e anni e che comunque abbasseranno il livello di inquinamento, ma non riusciranno mai purtroppo a far tornare la falda come era prima, ecco. Però sì, i metodi di bonifica ci sono e sono insomma una parte importante della geologia applicata all'ambiente, insomma all'idrogeologia si occupa di questo, di bonificare tutto ciò che abbiamo inquinato nel corso degli scorsi decenni. Benissimo, abbiamo finito le domande. Mi ha fatto molto piacere questa intervista. Spero che in futuro potremo ripetere ancora altre. Anche a me, grazie per avermi invitato. È stato un vero piacere, anzi, spero che si possano rifare anche in seguito. Certo, quando volete. Grazie mille, molte grazie per la tua disponibilità e a questo punto ora la chiudiamo. Quindi allora, cari radioascoltatori, a questo punto ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao. Ciao, grazie. Ah, un'altra cosa, iscrivetevi al canale di Radio Europa. Mi raccomando, per vedere non solo il mio programma, ma anche tutti gli altri. E vi do appuntamento alla prossima. Ciao!